Sto controllando l'ora, perché fra qualche minuto mi arriverà il nuovo ospite di questa settimana. Beh, la scenografia è quella ideale, la goliardia, il divertimento, i sorrisi. Avremo un ospite che è un umorista, bravo con la penna, ma bravo anche con i pensieri, con le idee, con le parole, sa anche scrivere, è anche un collega. Insomma, è Danilo Paparelli, dovrebbe arrivare proprio adesso. Benvenuto, ma che piacere averti qui. Hai trovato anche subito l'indirizzo, vuol dire che sono stata molto brava a spiegarti, ma trovare i goliardi è facilissimo perché siamo in centro Madonna dell'Olmo, quindi. Eccoci. Mi sembra di essere seduta al tavolo non con una persona, ma con tante persone che sono riassunte da te. Hai già bevuto? Perché in realtà tu sei il maestro di tanti disegni che raffigurano persone, personaggi, situazioni. E quindi un po' nella tua testolina c'è tutto questo. Sì. E c'è tutto questo, pensate, da una vita. Non è per darti del vecchio, no. Ci conosciamo da ragazzi. Però tu hai veramente cercato di interpretare personaggi del nostro territorio, e non solo, perché poi hai collaborato anche con testate nazionali, quindi sei andato ovviamente anche su personaggi nazionali, ma hai interpretato in chiave umoristica situazioni e personaggi della terra cuneese, prima ancora che poi personaggi più famosi. Ma io vorrei capire una cosa, Danilo. Tu sei partito come vignettista nel lontano, possiamo dirlo, 79. Esatto. Quando? Dove sei andato nel 79? Avevi vinto? Hai vinto qualcosa? Nel 79 ho iniziato, dove praticamente per tanti umoristi è un traguardo, un punto d'arrivo, col premio Satira Politica di Forte dei Marmi. E questo era successo perché un caro amico commilitone, abbiamo fatto il soldato insieme, era in giuria a questo premio. Sapendo della mia passione per il disegno, noi ci siamo congedati a marzo, nell'estate mi scrive, perché allora non è che ci fossero ancora telefonini, non c'erano i cellulari, non c'erano le mail. Esatto, mi scrive e mi dice: senti, se ti piace partecipare, perché non mandi qualche disegno a Forte dei Marmi e li sottoponiamo alla giuria, e se la cosa piace possiamo vedere di fare qualcosa. E tu sei partito di lì, ma io sono partito di lì, ha avuto un risultato ottimale. Sono partito di lì, ho mandato i miei disegni, che poi di satira politica ne masticavo poca, cioè non è che, quindi mi sono improvvisato questo mestiere, ho disegnato per l'estate, mando i miei disegni, questi disegni vengono sottoposti all'attenzione di Giorgio Forattini, che era il presidente della giuria d'allora, mi piacquero e disse: perché non facciamo una mostra? E voilà, e la mia prima vignetta comparve sulla Nazione di Firenze. Di Firenze, e si è aperto il tuo mondo, il mondo della satira. Intanto abbiamo il cameriere, buonasera. Allora, vuoi consultare il menù, Danilo? Lo sai che noi ti lasciamo la scelta del piatto di questa sera. Preferisci un primo o un secondo? Quasi quello, un secondo. Un secondo. Sì. Allora, andiamo a vedere sui secondi. C'è qualcosa che ti stuzzica? Ma è da un po' che non mangio lo stinco di agnello con patate. Stinco di agnello con patate? Mi sembra allora di tornare bambino. Ecco, allora facciamo stinco di agnello con patate per due. Io mi adatto sempre. Ah, sì? Sì, poi sono onnivora. Buona, quindi fortetta. Non c'è problema. Da bere. Allora, con lo stinco forse ci vorrebbe un rosso, rosso va bene. Però anche un po' d'acqua. Ma sì, naturale, per me è frizzante. Non andiamo d'accordo su questo. C'è spumeggiante. Sono spumeggiante. Qui cominciamo già, facciamo già un po' di satira.
Bene, vi lasciamo. Grazie mille. Grazie a lei. Allora, siamo rimasti nel famoso 79, che ha aperto le porte della tua strada letteraria. Sì, quanti allora libri? Libri. Tanti. Sì. Quanti? Li hai contati quanti sono? Io ero ferma a 14. Sì, ho azzeccato? Più uno. 14 più uno, fresco. Fresco, sì. Ecco, fresco. Senza contare quelli che sono in collaborazione con altre persone. Questi non li ho mai contati. Cioè io, questi sono i tuoi. Conto proprio i miei. I 14 più uno sono i tuoi. I miei. Firmati da Nilo Paparelli e basta. Sì. E raccolgono un po' tutto il tuo percorso. Esatto. Io farei ancora un passino indietro. Sì. Tu sei nato a Dronero. Esatto. Sono fermato poco. Ecco, poi sei cunese di adozione, perché noi da quando ci conosciamo, prima, da ragazzi eri già cunese, quindi. Sì. Ma quando hai cominciato a disegnare e a dire mi piace il tratto, mi piace ripetere la realtà magari un po' travisata secondo l'aspetto più umoristico? Quando c'è stata la passione? Allora, la passione penso che sia nata da bambino, indubbiamente da bambino, perché poi a un certo punto della mia vita mi sono chiesto qual è stata la molla. C'è stato un momento, qualcosa. E allora, andando a ritroso nella memoria, scavando proprio tra i ricordi che forse un po' erano cancellati, mi è saltato in mente alcuni episodi che sicuramente hanno condizionato la mia vita. Uno di questi era la famosa trasmissione Non è mai troppo tardi del maestro Manzi. Il maestro Manzi, persona straordinaria, fantastica, alle 6 di sera mi sembra che mandasse in onda questa trasmissione, che era fatta in funzione dell'alfabetizzazione degli italiani. Qui stiamo parlando degli anni 60. Quella trasmissione ebbe una funzione importantissima. Sì. Insegnò veramente a leggere e a scrivere tantissime persone. Sono tantissime le persone che hanno preso anche il semplice licenza elementare, no? E poi praticamente ha anche unito gli italiani, perché sembra impossibile, sembra quasi parlare di preistoria, ma è solo l'altro ieri. No, soprattutto perché ne stiamo parlando noi, esatto. Quindi non è preistoria. Esatto, però c'era ancora un'Italia divisa da 1000 dialetti e quindi era incredibile, ma si faceva ancora fatica a comunicare tra italiani, ma d'altronde la nostra nazione con 155 anni e siamo giovanissimi, no? Allora, guardando queste trasmissioni, perché allora la televisione si poteva guardare a qualsiasi ora, c'era un canale solo, c'era solo Rai 1, c'era solo Rai, anzi più che Rai 1. C'era Rai e basta. E poi iniziavano al pomeriggio. Iniziavano al pomeriggio, c'era la TV dei ragazzi, e allora mentre mia mamma era in cucina a preparare la cena, mi lasciava lì e io guardavo la televisione e c'era il maestro Manzi. Il maestro Manzi, per insegnare, era un pedagogo fantastico, straordinario, usava una lavagna non luminosa, proprio una lavagna col gesso bianco, era carta da spolvero, quindi usava gessetti neri e bianchi, perché tutti e due facevano contrasto in questo foglio, e disegnava delle cose stupende, e lì mi ha affascinato. Cioè, provare a essere come sì, lui. Ma la cosa curiosa è stata che a 4 anni un giorno scrivo sul divano di casa, sullo schienale del divano, ho scritto Danil e poi non avevo preso bene le misure, la O era piccolina, rimasta un anno. Mia mamma entra nella sala, per poco non ha un mancamento, dice ma cosa hai fatto? E lì c'è stata, non sono stato io. Cioè, e lì mi sono dovuto prendere la responsabilità, perché avevo firmato il mio, ma c'era il tuo nome con la O piccolina. Ma non sono stato sgridato, perché è stata tanta la meraviglia, ho detto ma come, ma tu non sai scrivere. E allora mia mamma ha preso
ho preso un giornale. Ma quanti anni avevi allora? Avevo 4 anni e mezzo. Ah, quindi ancora non andavi a scuola? Non andavo a scuola, io guardavo, guardando questa trasmissione io ho imparato tutto, perché poi da bambini si è come delle spugne, no? Si assorbe tutto quanto. Tu hai dei fratelli, delle sorelle? Una sorella, più giovane. Più piccola di te, sì, quindi. Che fa il medico a Torino. Ecco. Sì. E quindi tua sorella c'era già o non c'era ancora? No, mia sorella non c'era ancora, io ero figlio unico, allora si stava benissimo. Allora eri figlio unico, quindi tua sorella è arrivata dopo. È arrivata 8 anni dopo, sì. Quindi io ho cominciato guardando questa trasmissione e mia mamma mi ha portato un giornale e io ho cominciato a leggere. Cioè, stentato, ma riuscivo a leggere. Quindi tu sei un prodotto di quella trasmissione, esatto, quindi hai iniziato, esatto, proprio per ad avere questa passione già da allora. Sì. Probabilmente era già insita in me, perché un altro episodio, ecco, prima... Però Danilo, c'è ancora un salto. Sì. La passione per il disegno. E può essere che ci sia anche una tendenza naturale, sì, poi appassionato anche da quello che vedevi in televisione. Ma l'interpretare una realtà in chiave umoristica ci vuole ancora un salto successivo, e cioè, sì, di riuscire sempre ad osservare della scena che hai davanti o del tema che c'è, che ti si viene proposto, l'aspetto umoristico, sì, l'aspetto satirico. Come, sì, fai? Anche quello penso che sia insito nella persona, probabilmente il guardare le certe situazioni con un certo distacco o con... Riesci a sdrammatizzarle? Sì, sì, cioè nelle mie vignette, adesso parlando di quelle di satira politica che sono quelle, o di costume, che sono quelle più numerose, il filo conduttore è proprio quello, cioè vedere un dato avvenimento, un fatto e ribaltare la cosa, vederla sotto un altro punto di vista e darlo al lettore senza tanti commenti, ecco, do la chiave di lettura al lettore che fruisce di questa vignetta. Ecco, ma queste interpretazioni ti vengono fulminanti oppure ci devi proprio pensare, riflettere? Allora c'è anche una dose di mestiere dopo tanti anni, io qui sto parlando quasi di... facendo un calcolo approssimativo sui 10.000 vignette, quindi parliamo di numeri importanti. Sono veramente tante, sì. E quindi si va un po' di mestiere, però ci sono delle chiavi di lettura che poi, come dire, si... vengono fuori dalle cose più disparate, cioè non è detto che uno deve comportarsi in un determinato modo, cioè io leggo i giornali, a un certo punto forse per certi tipi di notizie basta anche solo il titolo, ecco. E già ti vedi cosa potrebbe diventare. Poi se la cosa è più complessa, allora magari mi leggo l'articolo, vado a cercare delle parole che facciano da richiamo, che come dire, in alternativa mi vengono dei giochi di parole che posso dire le stesse cose, ma poi qualsiasi cosa, una chiacchierata, un sentire un commento fatto da altri, da colleghi, da persone in casa, ecco, ma tutto quando... è buono. Senti, intanto facciamo un brindisi in attesa dello stinco a questa intervista piacevolissima. Sì. Ottimo. Ma quando andavi a scuola? Sì. Eri di quei compagnoni scherzosi che attiravano l'attenzione degli altri? Oppure... Io ho due periodi della mia vita, un periodo in cui ero proprio introverso, timidissimo, sì, e poi un altro dove mi sono detto ma cioè, non è possibile andare avanti così, mi sto penalizzando da solo, e poi con un lavoro su me stesso, insomma, son diventato praticamente più un altro... Più spavaldo? Ma spavaldo no, non non eccessivo, no? Però ecco, non ho problemi. Ecco, non eri quei ragazzini con la battuta sempre pronta che faceva ridere le compagnie, no. In scuola, per esempio, se leghiamo il disegno, allora era quello che zitto, in silenzio, faceva le caricature ai professori, ai compagni di scuola, che poi erano più esuberanti. Io prendevo 10 di condotta e gli altri 8, 9. Ma queste caricature, poi a chi le facevi vedere? Ma quelli sui libri erano, perché i miei libri erano immacolati, non c'era una sbavatura, cioè, le tenevo benissimo, però i libri tutti disegnati ce l'hanno i compagni di scuola che li tengono, qualcuno mi dice che li ha ancora adesso. E certo, adesso sono praticamente delle opere d'arte che si tengono lì. Cioè, io ancora ricordo la tua prima vignetta su di me, quando
Allora ero una giovanissima giornalista televisiva, mi avevi fatto con questo televisore tipo specchio delle brame, io stavo guardandomi, specchiandomi, in realtà mi specchiavo dentro un televisore che allora non era quello di oggi, bello piano, dei televisori col tubo catodico enorme, però anche lì avevi fatto questa interpretazione proprio perché stavo facendo TV e quindi avevi, per cui ed eravamo dei ragazzi, ritorno di nuovo a ripetere, perché erano proprio gli anni, i primi anni 80, quindi eravamo proprio agli inizi, io nella televisione e tu nel tuo lavoro di caricaturista, di umorista, in realtà tu, il tuo lavoro non è quello, perché no, tu fai un lavoro assolutamente normale. Normale, fino a un certo punto, perché io ho cominciato anche lì, cioè io nel 1979 ho pubblicato la prima vignetta, sono stato assunto da un giornale e nello stesso tempo sono stato assunto alla provincia di Cuneo. Ecco, quindi tu sei un dipendente della provincia, di quell'ente che non si sa bene dove stia andando. E non riesco più a uscire. Mi sembra quasi surreale questa cosa. Sì. Ma cosa vuol dire oggi essere dipendenti di un ente che non dovrebbe più esistere? Effettivamente, ma è stranissimo, perché non è cambiato, per chi è rimasto non è cambiato assolutamente nulla, anzi se non è cambiato in peggio, perché i carichi di lavoro ma li avete ancora? Ma cosa si fa dentro la provincia in questo momento? Manutenzione di strade, quando poi tu ti occupi di che cosa? Allora, io ho cominciato come progettista nel settore tecnico, perché arrivavo da studi di architettura, quindi poi dopo una quindicina d'anni l'allora presidente Quaglia vide i miei lavori, conosceva, no, tutto quello che stavo facendo, mi venne in mente di creare un ufficio immagine per la provincia, e lì è stata una gioia. Quindi è stato cucito su di te, questo. È stato cucito su di me, ma non è che si faceva poco, cioè ero da solo e mi organizzavo e facevo tutto io, diciamo, no? Eri il titolare dell'ufficio e segretario di te stesso. Sì, segretario di me stesso, e si sono stati anni favolosi, veramente, veramente belli, dove si lavorava tanto, non si sentiva la fatica, perché la cosa bella di quando uno lavora nel settore in cui gli piace, non passano le ore, ne fa anche di più, non ha nessuna pretesa se non quella di arrivare a un determinato risultato. Hai mai pensato di lasciarlo il lavoro in provincia? Sì, c'è stato verso gli inizi anni 90, quando fine anni 80 e inizi anni 90, quando sui giornali i vignettisti erano valorizzati al massimo. I giornali avevano dei buoni budget e quindi insomma si veniva pagati veramente bene. Ti è venuto un po' il pensiero? E lì è venuto perché io contemporaneamente disegnavo per la Guida di Cuneo, ma poi disegnavo per Cuore, che era settimanale, che era l'inserto dell'Unità, Satirico di Repubblica, disegnavo per Tutto Sport e per un periodo anche per La Stampa, le edizioni locali. Quindi era una cosa che praticamente passavo le notti a disegnare. Ecco, no, infatti la mia domanda era: ma come riuscivi a conciliare tutto questo con il lavoro di giorno? Non so, perché lo sto ancora facendo adesso. Ecco, le tue ore di lavoro in ufficio le dovevi comunque fare. Le 8 ore in e ufficio. Quindi i tuoi disegni nascevano al buio? Al buio, sì, al buio, al buio con una lampada. Sottraendo un po' di ore di sonno. Sì, anche, sì. Però non era... Però ti piaceva? Però mi piaceva. Come ti piace ancora ora? Esatto, altrimenti non è cambiato niente. Perché non, i carichi di lavoro non sono cambiati, anzi ultimamente sono, non so perché forse c'era la speranza che, non so, sopprimessero l'ente, e allora ho detto: ma sì, così non l'ho deciso io, dedichiamoci di più a questi disegni. Invece l'ente non è stato sorpresso, i carichi me li sono preso, adesso porto avanti e quindi continui ho avuto la bici a fare entrambe le cose. Sì. Senti, tu hai una compagna, sì, Monica, che è anche una scrittrice, anche lei è una giornalista, insomma, quindi ti affianca in certe opere. Ti aiuta il fatto di avere una moglie che è un po' esperta, insomma, in questo settore, e quindi ti può dare i consigli, ti critica anche?
o no? No, abbastanza buona. È buona. E tenera nei tuoi confronti. Sì, lei però fa come lavoro di giornalista e cronaca giudiziaria, quindi spero di non avere mai a che fare con lei, che non debba mai scrivere su di me. Però abbiamo fatto delle collaborazioni insieme, questo sì, e anzi sono state veramente carine, no? Abbiamo fatto un paio di libri, dove nel primo abbiamo unito un po' la passione sua per la cucina, e dato che io non è che sono quella grandissima forchetta che si immagina, e allora abbiamo pensato, perché non fare un libro sulle frittate, che sembra la cosa più semplice di questo mondo, e poi alla fine è risultato non essere, cioè solo ultimamente, in questi ultimi tempi si sono visti libri specifici sulle frittate, prima c'erano ma erano inseriti in contesti. Ma perché la frittata diventa un piatto semplice, sì, no? Semplice. Quindi sembra facile, è alla portata di tutti, eppure però è buonissimo. È avuto un successo straordinario, 3 ristampe, quindi una cosa bellissima. Ecco, allora, le frittate, ma tu sei rimasto nell'ambito della cucina, perché con la tua ultima fatica, esatto, più fumetto che arrosto. Non è il caso di questa sera. Ecco, no, stasera non c'è il fumetto, c'è un grande arrosto che dovrebbe arrivare. Più fumetto che arrosto rimane proprio nell'ambito della gastronomia, della cucina, degli chef. Perché lì dentro, pensate che ci sono 73 chef, ma non chef tutti paesini sperduti, no, questi sono famosissimi. Sì, quasi tutto il mondo, molti sono italiani, perché ovviamente questo conferma che da noi la cucina si italiana. Bene, e addirittura anche piemontesi, perché o se non piemontesi che esercitano nel nostro territorio. E poi ci sono quelli che sono altrettanto bravi, ma famosi perché sono personaggi televisivi seguitissimi. Alla Cracco, insomma, per fare un nome. Cracco è tutte e due, perché è anche stellato, ma allo stesso tempo è un divo della televisione. Ma ad esempio c'è Giorgione, che è un personaggio straordinario che ho avuto la fortuna di conoscere, come diversi. Questi 73 personaggi, li hai conosciuti tutti? No, tutti no. Questo è perché il libro si compone in due parti, in una dedicata solo alle vignette, sono le primissime pagine, e poi come puoi vedere c'è... Io vedo tanto testo qua. Il testo ce n'è tantissimo, veramente tanto. Quindi questa volta è un libro da leggere, non soltanto da guardare. E non si legge in pochi secondi. E da sorridere, perché sì, questo... piacevolissimo la parte introduttiva, perché qui di ognuno... Sì, praticamente un po' l'antipasto, no? Di quello del personaggio... L'hai suddiviso a piatti, a portate? Questo è l'antipasto? Sì, l'antipasto, sì, poi c'è la parte più corposa. Poi però c'è la parte consistente, il piatto veramente corposo. E allora sono andato a cercare, perché questo non è un libro dove... tutti sanno tutto di tutti, no? È un libro dove sono andato a cercare le cose più curiose, più stuzzicanti, addirittura cercando su interviste su YouTube, cercando attraverso... Hai fatto una ricerca minuziosa. Sì, per arrivare a un prodotto che è originale, ecco, ed è stato apprezzato anche dagli stessi chef. Ecco, hai avuto degli apprezzamenti diretti da parte di personaggi. Non so, la Piccini, che addirittura ha voluto già in anteprima la vignetta e il testo e l'ha inserito nel suo sito, nel suo blog, altri che su Twitter hanno retweetato, altri come la Pascal, l'unica cuoca di colore, una ex modella che le sue trasmissioni compaiono su canali privati, addirittura mi ha chiesto ma cosa significa questo libro, allora spiegando con questi messaggi, ed è stata una cosa curiosissima e molto bella. C'è anche la prefazione di Sonia Peronacci, Giallo Zafferano, uno dei punti di riferimento per le ricette, per tutto quanto riguarda infatti, il mondo della cucina. Se guardi, è riportato qui in fondo nella controcopertina, ecco, un suo giudizio che è... Bene, questo è un libro tutto da gustare, perché in effetti... Sì. Si può, tra l'altro evocativo perché c'è una ricetta sola di uno chef, Elliot, che è uno chef americano,
È l'unica ricetta che riportava. Tutte le altre sono proprio la storia di questi la personaggi. La storia e le curiosità. Nonostante i prodotti che usano, cosa le loro passioni. Poi è facilmente fruibile. Fa venire appetito. È facilmente fruibile, Danilo, perché come si fa a tavola che a volte uno dice no, ma non ho voglia di un pasto completo, ho voglia di un primo oppure di un secondo. Ecco, qui il libro lo si può consumare lo stesso dicendo oggi voglio leggere, che ne so. È un libro molto da comodino. Ecco, la storia di Ducasse, vediamo un po' che cosa c'è di curiosità, di informazioni su Ducasse. Quindi si va un po' a random, cercando quello che magari ci può sono le curiosità. E ogni scheda di ogni chef finisce con un'altrettanto battuta a commento di tutta la... Insomma, qui hai fatto veramente un ulteriore salto di qualità, io credo, dove sei andato, ti sei avventurato tra la vignetta e i testi e la ricerca. Esatto. Insomma, chissà cosa ci aspetta dopo di Danilo Paparelli. Qui ormai sei lanciato prossimamente un romanzo. Perché no, sarebbe anche il gradino successivo, no? Per andare avanti sulla tua fatica letteraria prossima. Senti, c'è stato un personaggio che veramente sul quale hai faticato tantissimo a trovare l'idea giusta per renderlo divertente? Allora, paradossalmente, dopo 20 anni di governo Berlusconi, con alcune alternanze, un governo dove regalava spunti, certe volte si faticava addirittura a star dietro all'attualità. Ce n'erano troppi di spunti. Ce n'erano veramente tanti, no? E quindi certe volte il fatto stesso era più divertente della vignetta, perché non si riusciva quasi a stare al passo. Oltre a queste, quando è finito il governo Berlusconi, è arrivato il governo Monti. Il governo Monti che sembrava di una tristezza, di un rigore, cioè, e invece io l'ho trovato un personaggio, perché a un certo punto è scattata la molla come se fosse un personaggio un po', come dire, truce, nero, con l'umorismo era sicuramente nero, e venivano fuori delle vignette che io ero il primo a ridere. Ecco, quindi in questo caso sei stato stupito tu stesso di avere un personaggio che in realtà sembrava grigio per tutti, invece mi regalava degli spunti, spunti importantissimi. Come invece è più difficile, ad esempio, Gentiloni. Ecco, Gentiloni adesso è un personaggio più sfuggente, molto pacato, non senza episodi eclatanti. Probabilmente tu hai bisogno degli opposti, o uno veramente fuori dagli schemi, esatto, oppure una persona rigorosa come poteva essere Monti, proprio perché attraverso queste due realtà i poli opposti potevano essere ben interpretati. Gentiloni sta in mezzo. Gentiloni sta in mezzo, sì. Certe volte si fanno le vignette a chi c'è alle spalle di Gentiloni, che cioè, non è detto che è manovrato, però ci sono, cioè, segue delle correnti, praticamente porta avanti un governo che deve andare al termine, quindi è più... C'è qualcuno che nella vita si è offeso? O un po' c'è stato male di un qualcosa che... Ci sono state, sì, delle persone che si sono un po' risentite, ma poi tutto è stato appianato. Non ho mai fatto, ad esempio, vignette volgari, perché facendo la vignette volgare forse è la scorciatoia per arrivare alla risata. L'ilarità la susciti subito. Benissimo, ti lascio solo il tavolo. Ci picchia, che meraviglia. È molto calda. Grazie. Che meraviglia. Il profumo, grazie. Come sempre, grazie. Il profumo è delizioso, non possiamo farlo sentire attraverso la telecamera. Però perché ancora il generatore di odori non ce l'abbiamo, ma... Cosa facciamo, parliamo ancora? Io direi, ecco qua che arriva il tutto. Sì. Io direi che aspettiamo solo che il contenitore si raffreddi leggermente, perché sennò rischiamo di ustionarci, ma direi che l'aspetto è veramente delizioso. È stupendo. Hai fatto un'ottima scelta. Hai visto? Guarda. Ma in queste cose sono fortunato. Sei una buona forchetta. Non molto. No. Non molto. Ma cioè, Monica ci sono... cucina bene, visto Monica che cucina, parla cucina molto bene. Di cucina. Se avesse più tempo cucinerebbe bene. Io però sono il campione mondiale di riscaldamento al microonde.
Quindi sì, c'è tutto pronto e tu, esatto, riscaldi. Vuoi sapere il paradosso? Ma io so una cosa che lo sai. Un po' di tempo fa, non tanto, perché sono ancora l'eco della fiera del marrone, c'è, no? Ogni tanto ci arriva, ma tu hai vinto al palamarrone. Sì. Cos'hai cucinato? No, io veramente, quando mi è arrivata la telefonata per essere invitato, ho detto: guarda, io oltre acqua e zucchero, no, io non vado. No? Caffè, sì. No, poi non esageriamo, la qualcosetta, sopravviverei, ecco, ma neanche tanto male, ecco. So anche coccolarmi in certe cose. E allora gli ho detto: ma io vengo come ospite, però poverina chi mi viene ad affiancare, no? Ho detto: non è importante, l'importante è che tu venga e partecipi a questa esibizione. Questo contest. Sì, erano nove persone che dilettanti di cucina, affiancate da altre nove persone. E io ero terrorizzato, ho detto: se mi arriva la mystery box con un pesce, ho detto, qui io spinarlo, queste cose qua, non saprei da dove cominciare. Invece, miracolosamente, tra nove scatole si apre, e cosa c'era? Il dolce. E tu, allora, sei goloso? Sì. Confessalo, sei goloso. E quindi? Allora ho aperto il cartone della panna montata, l'ho montata ad arte, veramente. Poi ho schiacciato i marroni sbucciati, ho fatto la crema di marroni, e mentre Sara Inaudi, la ragazza che era con me, si metteva a preparare questa cheesecake ai marroni. Quindi allora avete fatto una cheesecake ai marroni. È venuta veramente bene. Poi c'erano 5 bicchierini, perché bisogna fare i 5 assaggi per la giuria. Abbiamo usato l'abbattitore, tutti questi nuovi strumenti della cucina. Ed è andato tutto benissimo. Questa, sai come si chiama? Fortuna, per non dire quell'altra parola. Esatto, no? Esatto. Sì, però, quello dei principianti. Quello dei principianti. Proprio quello. E quindi è andata benissimo. Ho avuto questo riconoscimento. Sì. E poi sei arrivata a casa. Sei arrivata a casa, Monica cosa ha detto? Adesso il dolce lo fai tu a casa. Ci voleva credere, se non l'ha letto sui giornali, altrimenti non ci credeva. Senti, io direi che a questo punto possiamo provare. Sì. Proviamo, dai, lanciamoci, perché questa è una cosa veramente deliziosa. Sì. Deliziosa, ma nel futuro di Danilo Paparelli, cosa c'è ancora? Visto che abbiamo dimenticato di dire che sei anche presidente degli Uomini di Mondo, dell'Associazione degli Uomini di Mondo, che insomma per noi cunesi è veramente una chicca. Esatto. Che tra l'altro anche nell'ultima Fiera del Marrone, tanto per fare riferimenti, avete spopolato con iniziative, fantasia a go-go, insomma, barbieri che facevano barbe, profumi. Abbiamo cercato di sopperire alla cronica mancanza di fondi, perché ovviamente a quelle istituzioni che ci supportano, però non è che abbiamo questi budget enormi. E allora cerchiamo con questi pochi soldi di sfruttare la fantasia e di mettere su delle idee. Quindi nel futuro, oltre a questo libro e la mostra che è visitabile a Dronero, al Museo Mallet fino a gennaio, quindi c'è tempo. Titolo della mostra, sì. Una mostra bellissima, interessantissima, perché è curiosa. È un libro in mostra, esatto. Quindi sì, è una cosa veramente vedere. E poi anche l'allestimento lascia gli spettatori. Ringraziamo Ivana Mulatero, che è stata molto brava. Esatto. E quindi ha creato anche questa... Spazio Città, anche, che è stato proprio da coordinamento a questa mostra. Ecco, quindi vale veramente la pena. Sì. Ecco, dopo questo... Questo? Un altro libro? Qualcosa c'è già, perché... Ma io lo so che c'è sempre qualcosa, perché Danilo non però ti fermi mai. Però ci sono anche degli argomenti che sono lì, che aspettano, che stanno maturando. E poi non più cucina? No, cucina. Basta, no, cucina. A meno che
salti fuori qualche siamo cosa. Qualcos'altro, ma sì, naturalmente così, sarà tossico. Non con questo impegno, ecco. Però ci sono altri argomenti, diciamo, dissacratori. Se non sei un po' dissacratore non sei tu, Danilo, quindi giustamente. Senti, un'ultimissima domanda, poi dobbiamo chiudere perché dobbiamo gustarci in santa pace questa meraviglia. Cosa ti è mancato nella vita? Se ti è mancato qualcosa, Beh, gli affetti che non ci sono più, questo fa parte del gioco della vita. E questo ecco, ma c'è qualcosa che avresti voluto avere e che forse non hai ancora avuto? Domanda difficile perché poi sono contento di quello che ho avuto. Questa è una risposta bellissima, sì, Danilo. Sì, quindi tu sei contento? Io sono contento. Sei soddisfatto della tua vita? Che ne so, la famosa villona, no, quello che sono riuscito a fare, sì, se riuscissi a mantenere quello che ho con gli affetti più cari che stanno bene, io sarei felicissimo. Benissimo, chiudiamo con questo meraviglioso pensiero di Danilo Paparelli questa intervista. Tuffiamoci in questo piatto, visto che dobbiamo apprezzare le cose che abbiamo, e noi questa sera abbiamo uno stinco di agnello con patate al forno eccezionale. Grazie davvero di essere stato qua con noi, e io ti aspetto per la prossima promozione di qualche iniziativa. Allora devo affrettarmi al più presto. Tanto andremo. Se poi i risultati sono questi. La prossima volta però magari che prendiamo un dolce. Volentieri. Visto che io sono anche altrettanto golosa. Lo preparo io. Lo prepari tu però. Buon appetito. Buon appetito.